Dico la verità, sto più tranquilla. Voglio dire, lei dice: non ce la faccio più dentro sta casa, dentro sto negozio, non ce posso più sta. Sai come la vedo io sta cosa di Nadia? Sai quelle spuriate che c'avevo io? Ti ricordi, Nadia, che tu mi dicevi... Italia, perché io prima la pensavo in maniera Sì, ma te diversa. l'ho detto, io l'ho pensato prima di te. Però, Nadia, io adesso ho acquisito un'altra cosa, che per vivere la mia vita io lo posso fare anche là dentro, perché tanto faccio quello che mi pare, faccio il mio dovere e mi prendo i miei diritti, Sì, giusto? vabbè, però te volevo dire un'altra Fammi cosa. finire. Cioè, voglio dire, questo vivere la tua vita, questa esigenza che hai e che è giusta, ma fammi capire, per forza deve essere andare a fare la serva da degli estranei. Come l'ho trovato io lo spazio mio dentro sta casa. Sì, ma è chiaro, mica deve essere una cosa definitiva. Te l'ho detto. Questa per me è un'esperienza. Voglio provare. È una verifica che voglio fare con me stessa, che magari mi fa capire che non sbaglio, come dici tu. Sì, ma pure sta cosa dell'esperienza. Io lo vedo come mette le mani avanti. Secondo me tu ti sei creata, ho un alibi, però l'hai detta alla dottoressa come l'hai detta a noi sta cosa. Dice, ah, è chiaro che se mi trovo male io ritorno. Cioè, tu già ti sei premunita, secondo me tu al primo ostacolo, tu ritorni perché parti già da questo presupposto, capito Nadia? Buonasera. Ciao Fabrizio. Buonasera. Beh, io vi stavo ascoltando e mi vorrei agganciare un po' a quest'ultimo discorso che state facendo. Perché finalmente io credo di aver capito il motivo delle vostre perplessità rispetto all'uscita di uno di voi quattro. Succedono delle cose buffe in questa famiglia. Succede che Carlo fa casino grosso. E allora sui casini di Carlo c'è naturalmente la preoccupazione, ci sono i sensi di colpa. E allora di conseguenza tutto quanto si richiude. Oppure può succedere un'altra cosa, che l'andata fuori un po' si svilisce, se ne sottolinea il lato negativo. E questo è un po' l'atteggiamento d'Italia in questo caso qui, quando dice sì però non è un lavoro alla tua altezza. Sì, ma io lo penso Sì, ma veramente, io ci credo che Fabrizio. tu lo pensi Non è che lo veramente. dico per... È come se l'uscita, o come dicevo, o viene molto svilita, o si fa finta di niente. Che è un po' come il tuo martedì di flauto dolce, che non ti si fila nessuno e quindi è come se tu non ci andassi. Ognuno continua nelle proprie cose e non viene dato a questo fatto nessuna importanza. Io sono molto curioso di sapere che cosa succederà. Perché sicuramente qualche cosa succederà. Non so se Carlo dovrà di nuovo fare da sentinella oppure si continuerà a svilire o a far finta di niente. Sì, però io questa cosa a lei non è che gliela faccio Italia, per... io vorrei mettere un po' da parte le parole, perché secondo me di parole se ne dicono tonnellate in questa famiglia. Io penso che la cosa più importante sono i fatti, perché i fatti parlano molto meglio delle parole. Per quello non vorrei più parlare di queste cose qui, anche se mi sembrano interessanti. Perché mi sembra poi che i fatti, quello che succede, sono la spia sicura di come vanno le cose. Saranno i fatti che ci diranno se questo svincolo è possibile o no. Thank you.
Ebbene, quella che abbiamo visto era la quinta e ultima puntata della serie intitolata Specchio Palese. Come di consueto sono con noi gli psicoterapisti che ci hanno accompagnato lungo tutta questa esperienza, sia come medici dei casi loro affidati, sia come consulenti dei filmati che ne sono stati ricavati. In particolare è con noi il dottor Maurizio Coletti. Al quale rivolgiamo subito una domanda che riguarda l'attendibilità di questa restituzione semifantastica, rielaborata del caso. In questo caso la domanda mi sembra molto pertinente perché il divertimento che si è tratto, almeno io personalmente ho trovato estremamente godibile proprio sul piano dello spettacolo, dallo show psicoterapeutico.